Dal 1 di aprile ritornano in servizio il personale docente Novax, ma secondo le indicazioni del Ministero dell'Istruzione non potranno stare in classe a contatto con gli studenti. Questo significa che non potranno insegnare. Per i dirigenti scolastici si tratta di una questione piuttosto difficile da gestire, visto che dovranno trovare un impiego alternativo a questi docenti che saranno nuovamente stipendiati. È un problema che ci stiamo ponendo in tanti, come in qualità di dirigenti scolastici, perché in realtà non è chiesto di non lavorare a questi docenti o personale ATA, ma di essere adibiti in attività a supporto della didattica. Ma a supporto della didattica senza gli alunni significa in attività sostanzialmente di progettazione, programmazione, che a fine anno, insomma, lei si renderà conto, aprile e maggio, e di fatto l'anno è finito pochi giorni di giugno, e quindi saranno qui molto probabilmente in segreteria. Ci stiamo ponendo il problema che non è di poco conto, perché in ogni caso, insomma, si tratta di velocissimamente, perché il 1° aprile è alle porte, di trovare una collocazione che non sia, attenzione, un demansionamento, perché questo non è previsto, non è possibile. Si stima che in provincia di Padova siano circa 120 i docenti e circa 50 addetti del personale ATA non vaccinati. La dirigente Concetta Ferrara, nel suo plesso, per esempio, dovrà ricollocare almeno 8 docenti. Difficile trovare un impiego amministrativo a fine anno per chi non ha mai fatto questo tipo di attività. La decisione del Ministero viene definita da tutti un controsenso e sta suscitando la rabbia di tutti quei docenti che invece hanno rispettato le regole vaccinandosi fin da subito. Ovviamente questo ha creato molto sconcerto e molto malcontento, proprio perché, insomma, il messaggio che passa non è proprio di quelli là chiarissimi, insomma loro hanno fatto 3 dosi, sono stati attenti a tutte le regole, hanno seguito pedissequamente tutti i protocolli e adesso si vedono in qualche modo scavalcati, ecco, dai colleghi che vengono in segreteria a fare qualcosa.